Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Ragazzi, oggi faremo una cosa fuori di testa. Ho visto un video tutorial dove fare la farm di pozioni e siccome io voglio andare a uccidere l'Ender Dragon prima di arrivare all'episodio numero, non ve lo dico ancora, oggi ci dedichiamo a fare quella farm. Intanto ragazzi vi ringrazio per i complimenti che mi avete lasciato per questo laboratorio, spero di abbellirlo ulteriormente in futuro. E poi uno di voi mi ha scritto nei commenti che gli piacerebbe vedere una falegnameria. Bene, mio caro iscritto, molto presto la vedrai, ma soltanto se riusciamo a iniziare la seconda stagione, che mi raccomando, devo arrivare a 1200 iscritti entro giugno per iniziare la seconda stagione contro il Wither. Ora però dedichiamoci a costruire la nostra farm di pozioni, che la faremo proprio qui, in questo stanzone gigantesco. Qui ho già provveduto a raccogliere i materiali che ci serviranno, sperando di aver preso tutto, mi sembra proprio di sì. Poi ho provveduto a decorare almeno il pavimento, poi ho lasciato vuoti questi corridoi perché ci farò altre cose divertenti. Allora, per costruire la farm di pozioni, ragazzi, sono necessarie tutte queste cose. Io direi di cominciare dalla struttura principale, prendendo i blocchi di arenaria liscia, oppure qualsiasi altro blocco che voi vogliate. Poi di prendere il piccone, i gettatori, i pulsanti e le cornici. E poi anche... ma sì, prendiamo anche il necessario per cominciare subito la costruzione più importante, ovvero la sabbia delle anime, le alghe e la cobblestone. E anche il vetro, ovviamente. Perché vi giuro, ragazzi, che questa sarà la farm più complicata di tutte, anche più della mob farm che ho in mente. Qui, come vedete, ho posizionato dei blocchi di pietra normale, perché saranno un po', per così dire, la parte iniziale, il progetto da cui tutto prenderà origine. Allora, ragazzi, questa farm sarà molto complicata. Allora, dobbiamo iniziare col mettere 4 blocchi di arenaria liscia in questo modo. E poi la stessa cosa anche qui. E poi qui in mezzo dobbiamo metterci i gettatori, che però devono essere rivolti da questo lato. Così, in questo modo. E la stessa cosa la facciamo anche di qua. Dobbiamo averne 16 in totale. Alziamo qua di altri 4. Ottimo. E qua i gettatori, gli ultimi. Quello l'ho messo male, accidenti. Ecco, perfetto. Poi togliamo questi blocchi di pietra. Poi devo aggiustare qua, ma lo farò di sicuro. Allora, poi il nostro obiettivo adesso è creare una struttura di vetro che sia chiusa. Facendo così. Saliamo. Poi saliamo anche da qui. Bene. E creiamo la struttura di vetro tutto quanto intorno, facendo così. Credo di averla fatta alta giusta. È il soffitto che l'ho fatto un po' troppo basso in quel punto, ma non fa niente. Ok, questo è l'aspetto che avrà la nostra farm di pozioni da dietro. Torniamo un attimo davanti adesso. E poi, qui accanto a ogni gettatore, dobbiamo metterci un pulsante adesso. Così, perfetto. Poi prendiamo le nostre cornici e le mettiamo qua. Tra poco ragazzi vi spiego tutto, perché forse qualcuno di voi non avrà ben chiaro come funzioni questa farm, ma credetemi, la struttura è abbastanza difficile da costruire, ma poi il funzionamento è molto semplice. Allora ragazzi, una volta ottenuto questo risultato, vi spiego come funziona la farm. Allora, praticamente noi andremo a mettere dentro i gettatori tutte le cose che servono per fare le pozioni, come le angurie dorate, le carote dorate, la crema di magma, i pesce palla... poi cos'altro, le verruche del Nether, le membrane di Phantom, insomma tutte queste cose, le ampolle d'acqua anche soprattutto, molto importanti, e le verghe di Blaze, la polvere di Redstone, tutte le cose necessarie per fare le pozioni, sia normali sia lanciabili, che persistenti. Poi noi andando a premere il pulsante butteremo l'ingrediente dal gettatore qua dentro, che sarà riempito d'acqua, e qua perché c'è un buco. Allora, premendo il pulsante, il gettatore appunto getterà l'ingrediente all'interno di questa struttura di vetro che sarà riempita d'acqua e tramite ciò poi arriverà qui, in questo punto, dove andremo a mettere una tramoggia togliendo questi due blocchi e togliamo completamente per il momento. Qua ci sarà la tramoggia con l'alambicco e sopra un'altra tramoggia che permetterà al drop di arrivare fin qui, cadere nella prima tramoggia, andare dentro l'alambicco e poi creare la pozione. Sì, come l'ho spiegato sembra molto complicato, ma vi assicuro che appena la proveremo sarà un successo. Allora, quindi adesso mettiamo qui la nostra cesta, in questo modo, senza fare nient'altro. Poi qua lo colleghiamo subito a una tramoggia. E poi qua sopra ci mettiamo l'alambicco. Spero di ricordarmi come si fa questa farm, ragazzi, perché l'ho fatta tantissimo tempo fa dopo aver visto un tutorial. E spero di ricrearla uguale, perché secondo me è la farm di pozioni migliore in assoluto. Poi qua sopra l'alambicco ci dobbiamo mettere un'altra tramoggia. Così, perfetto.
E praticamente il drop tramite l'acqua andrà a finire qui e poi cadrà qua dentro, perché qua dentro, ragazzi, sarà tutto riempito d'acqua. Ora dobbiamo solo entrare qua dentro e sostituire il pavimento con la sabbia delle anime. Quindi, peccato non avere un piccone con tocco di velluto. Ah no, è questo tocco di velluto, perfetto. Quindi entriamo qua dentro e richiudiamo. Ora, tramite la nostra accetta, togliamo tutto questo che non serve. E lo sostituiamo con la sabbia delle anime, perché tra poco creeremo il meccanismo ufficiale di questa farm. Ottimo. Ok, ragazzi, ho dovuto aggiustare un po' la farm perché mi sono accorto che c'era qualcosa che non funzionava a dovere e ho capito cos'era. Avevo fatto la fila di blocchi delle anime un blocco più lunga e quindi la corrente non funzionava come doveva. Ora però dovrebbe essere tutto normale e quindi possiamo rimettere a posto tutto. Riposizioniamo l'acqua, poi mettiamo i nostri cari blocchi di pietrisco. Non così. Madonna quanti fail che faccio. Togliamo questo affare che non serve a nulla. E riposizioniamo i blocchi come erano prima. Così, così e così. Perfetto. E togliamo questo blocco. Ecco, così funziona comunque. Poi adesso andiamo qui e per assicurarci che non succeda nulla, togliamo i blocchi di cobblestone, così li togliamo tutti, ottimo, e andiamo giù. Riprendiamoceli completamente e posizioniamo le alghe, così, così e così, poi così, così e così, facendo presto, così, 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 sto morendo, così, 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 aiuto, mi serve acqua, aria. Ok, adesso le alghe sono posizionate a dovere e io sto anche morendo e devo mangiare qualcosa. Allora, adesso il nostro compito è rompere completamente le alghe e ricreare le correnti, quindi dobbiamo tornare là dentro, sperando di non morire annegati. Per essere sicuri facciamo così. Rompiamo tutto, così, ottimo. Rompiamo tutto, tutto. Ok, e dovrebbe essersi creata la corrente giusta. Ok ragazzi, la parte complicata della farm finalmente è finita. Ora occupiamoci dell'altro meccanismo. Rimuoviamo questi blocchi di pietra intanto, che non ci servono più, almeno per ora. Ottimo. Qua la farm funziona come deve. Riprendiamo i nostri blocchi di arenaria liscia e ne mettiamo due qua in questo modo. Ho sbagliato, non vanno qui. Allora, prendiamo i nostri blocchi di arenaria liscia, ne mettiamo due in questo modo e due qua così. Ne mettiamo altri due qua sopra e poi qua sopra ci dobbiamo mettere due ceste così, ci spostiamo e le mettiamo così, perfetto. Poi prendiamo le nostre care tramogge e dobbiamo unire queste scatole all'alambicco, quindi ne mettiamo una così, non così. Inizio ad arrabbiarmi di fare tutti questi fail stupidi. Allora ci mettiamo proprio contro l'alambicco e mettiamo la nostra tramoggia, così, ottimo. Poi andiamo qua dietro e ne mettiamo un'altra. Poi facciamo così e creiamo un piccolo circuito di tramogge, non qua sotto. Ne mettiamo un'altra qui e infine una qua, che sta sotto questa cesta. E abbiamo creato il circuito di tramogge, perché qua dentro, ragazzi, ci andranno le ampolle d'acqua e la polvere di Blaze. Poi adesso ci servono degli scalini, perché qua dobbiamo metterli in questo modo così che le ceste possano aprirsi. Oppure potete metterci le slab, dipende da come la volete fare voi. Intanto riprendiamo le nostre care cornici e le mettiamo qui. Ottimo. Poi qua se volete potete metterci un cartello. Andiamo qua dietro, ragazzi, che dobbiamo fare tutto il circuito di redstone adesso. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è togliere questo pezzo di siepe, prendere la nostra torcia di redstone, che io ne ho prese anche troppe, e la dobbiamo mettere su questo blocco. Dopo aver messo la torcia di redstone qui, dobbiamo togliere questa tramoggia in questo modo, metterci così, prendere la nostra polvere, metterne un pezzo qui, poi prendiamo il nostro ripetitore, ci ingiriamo così e lo dovremmo mettere qui, però purtroppo visto che c'è la siepe non ce lo permette, quindi prendiamo il nostro blocco di vetro e lo mettiamo qua e ci mettiamo sopra il ripetitore. Poi riprendiamo i nostri blocchi di arenaria o quelli che avete scelto e ne mettiamo uno qua. Prendiamo la nostra torcia di redstone e la mettiamo qui. E sopra ci mettiamo due blocchi in questo modo. Andiamo sopra, ci mettiamo due polveri di redstone e una torcia qui che si andrà a spegnere. E così abbiamo creato il nostro circuito. Riprendiamo la tramoggia di prima e la rimettiamo qua. Così
Così tutto è tornato come prima. Ora liberiamoci un po' di materiali che non ci servono e procuriamoci gli ultimi che ci servono, perché dobbiamo ancora chiudere questa parte e renderla speculare mettendo un'altra colonna di arenaria da questo lato, mettere una leva qui e qua un cartello che sarà puramente decorativo, ma sta a voi decidere, e poi infine fare la prova finale e vedere se tutto funziona. Ma in teoria dovrebbe, perché se ho fatto le cose alla perfezione, dovremmo riuscire a produrre moltissime pozioni. Allora mi reco un attimo in questo stanzino, perché se non sbaglio i restanti materiali dovrei averli messi qua. Ecco, infatti prendiamo gli scalini di arenaria liscia. Qua ho anche della carne marcia, così mangio qualcosa. Però non ho le leve, quindi non mi resta che andare a prenderle. Allora, di leve non ne ho e non mi ricordo neanche come si craftano, quindi non ci resta che fare così. Ah, un blocco di pietra e un bastoncino. Niente di più facile. Allora, i bastoncini ce li ho qua. Ne faccio un po' di leve così sono a posto per un bel po' di tempo. Evidentemente la scorsa volta non ne avevo fatte abbastanza. Ok, ho del pietrisco qui e facciamone un bel po'. Facciamone una ventina circa. Facciamo un attimo il punto della situazione per vedere se ci serve dell'altro. Ah sì, i cartelli anche ci servono, che non li ho qua, però ho il legno, quindi possiamo farlo senza nessun tipo di problema. Ho ancora dei legnetti, ottimo. E poi ce ne serve solo uno, quindi cartello, ne prendo uno di quercia ovviamente, poi punto della situazione ci serve dell'altro, gli scalini li abbiamo, l'arenaria l'ho lasciata di là, facciamo un attimo il punto, a parte gli ingredienti che li verrò a prendere dopo, direi che non ci serve nient'altro, quindi torniamo alla nostra farm di pozioni e cerchiamo di finirla una volta per tutte, perché vi giuro mi sta venendo mal di testa. Allora, adesso do dobbiamo salire là in cima, quindi sfruttiamo questi. E tenendo premuto Shift mettiamo gli scalini qua. Voi però potete metterci i blocchi che volete, ve lo ricordo ancora. Riprendendo poi i blocchi di arenaria liscia, chiudiamo la farm in questo modo, perché tanto i nostri bauli si apriranno comunque. Allora, io direi di mettere il cartello qua e ci metto spento e acceso, così. E ci mettiamo la torcia qua. Poi adesso dobbiamo vedere se effettivamente la farm funziona, perché teoricamente è finita, in pratica non ne ho idea. Allora ragazzi, mi sono completamente svuotato l'inventario perché devo riempirlo con gli ingredienti per fare le pozioni che abbiamo. Io se non sbaglio dovrei avere già degli ingredienti preziosi, però voglio esserne sicuro. Allora intanto dobbiamo munirci di ampolle d'acqua che sono importantissime, quindi prendiamone un po'. Ok, dovrebbero bastare. E andiamo subito a metterle per vedere se effettivamente la farm funziona. E le metto qui. Vediamo se funziona. Sembrerebbe di sì perché nell'alambicco ci sono entrate. Ora devo solo andare a prendere l'ultima polvere di Blaze che mi è rimasta. Poi ragazzi, in futuro cercherò di fare una farm di Blaze per avere la polvere infinita. Che voi sappiate, ragazzi, è possibile portare un Blaze nella propria vanilla? Io non l'ho mai visto fare, voi ditemi nei commenti se è possibile. Allora, quanta polvere di Blaze? Ah, ne ho pochissima, accidenti. Per fortuna che ho già trovato il portale dell'End, così non devo andare nel Nether a prenderne altra di polvere di Blaze, per fortuna. E poi devo ricordarmi di mangiare perché ho 3 cuori e sto anche morendo di fame. Sì, ha funzionato, non è tantissima, però ce la dovremmo far bastare, se no facciamo così. Togliamola da qui e mettiamola dentro an anche lei. Vediamo se così basta e potrebbe andare bene. Ora procuriamoci gli ingredienti necessari. Allora, riempiamo i primi gettatori. Questo con le carote dorate, questo con le angurie dorate, questo con i pesci palla, questo con la polvere da sparo, questo con la polvere di luminite, questo qua sopra con la polvere di redstone, e credo di non averne altri. E poi infine riempiamo questo con le verruche del Nether. Ok ragazzi, credo di non avere altri ingredienti per fare altre tipologie di pozioni, quindi proviamo a fare queste. Allora, proviamo con. Scelgo ingredienti a caso perché fare le pozioni non sono per niente bravo, quindi andrò a muzzo. Metto una carota dorata con una verruca del Nether e la polvere da sparo che dovrebbe essere lanciabile e vediamo se funziona. Con la verruca del Nether funziona, vediamo che pozione viene fuori. Sono proprio curioso. Sì, ci vuole un po' in effetti. Pozione strana. E poi che succede? Con la polvere da sparo, se non sbaglio, viene fuori lanciabile, secondo me. Pozione strana da lancio. Beh, non male, non male, devo dire.
Devo dire che non mi dispiace, però. Ma allora le crotte dorate perché tipologia di pozioni servono? Va bene, ragazzi, devo dire che la farm di pozioni sta funzionando alla grande. Ora mi munirò di tutti gli ingredienti necessari perché so che sono 16 e devo andare solo a studiarmi quali sono. Voi lasciate un incredibile like se questo video vi è piaciuto, ragazzi, perché questa sarà la farm numero 1 del mio canale e anche della mia vanilla. Io sono Alex Amat e ragazzi, ormai ci siamo. Mancano pochi episodi a quando andremo a sconfiggere l'Ender Dragon. A conti fatti, dovrebbe mancare soltanto l'episodio di domani e l'episodio di venerdì. E poi sabato e domenica lo dedicheremo tutto a sconfiggere il drago. Io sono Alex Amat e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Ciao ragazzi!